Vedo che ha già preso posto e si prepara il senatore Augussori. Prego, senatore Bertoldi, per 10 minuti. Grazie Presidente. Noi di Fratelli d'Italia avremmo voluto in questa sede, in questo drammatico momento per il Paese, prendere la parola in senso davvero entusiasta per la collaborazione che avrebbe dovuto esserci tra tutti i componenti di questa Aula parlamentare, tra tutte le forze politiche che partecipano alle istituzioni democratiche di questo Paese. Devo però dire vorremmo, purtroppo, perché così, e lo dimostrerò non con un parere, ma con dati di fatto, voi non siete stati in grado di far seguire alle parole, alle intenzioni, l'oggettività, la realtà. È stata musica per me, Presidente Pesco, sentire il suo richiamo alla collaborazione, sentire il suo richiamo alle persone, ai nostri concittadini che stanno soffrendo, magari negli ospedali, nelle case, attendendo il rientro dei propri cari, magari nella speranza che siano ovviamente guariti. È stato un piacere ed è stato musica per me sentire la collega Sbrollini parlare di burocrazia da annientare, parlare di collaborazione tra forze politiche. Era quello che davvero era per noi di Fratelli d'Italia, per il Partito dei Patrioti Italiani, era nel nostro cuore, lo abbiamo detto fin dal primo giorno. E ci avevamo anche creduto, forse perché qualche volta siamo ingenui, avevamo creduto alle parole del Presidente Conte quando con la sua verve elegante ci disse: vi ascoltiamo, collaboriamo, dobbiamo condividere un percorso. Certamente, cari colleghi, ci ha ascoltati e, da quanto mi risulta, ci ha ascoltati anche con la massima serenità e anche con un apprezzamento formale che ci faceva ben sperare. Qual è il risultato, cari colleghi? Il risultato intanto è che qui, su questo provvedimento, non solo sul DL, quindi Cura Italia, non si è fatto nulla con l'opposizione, non solo non si è recepito praticamente nulla dall'opposizione, ma addirittura si è fatto lavorare la Commissione Bilancio per dirgli poi anche in modo inusuale durante lo svolgimento dei lavori che sarebbe stata messa la fiducia. Quindi il disprezzo più totale, più completo delle istituzioni democratiche, il disprezzo della collaborazione, quella collaborazione che avevate chiesto e che noi vi avevamo offerto e sul quale invece voi avete irriso voi stessi per primi, l'opposizione in secondo, ma soprattutto avete irriso e state irridendo al popolo italiano, a quel popolo che soffre, Presidente Pesco, che si aspettava costruttività, propositività, collaborazione dalla maggioranza e invece dalla maggioranza vede solamente un autoritarismo egocentrico che nulla a che fare né con la collaborazione né con la serietà dei rapporti politici. E quindi, caro Presidente, io dico che si sta con questo decreto, con questi decreti che vengono soprattutto annunciati prima che letti. Perché, vedete, noi stiamo continuamente commentando decreti che per lo più apprendiamo nei contenuti prospettici via Facebook e poi leggiamo qualche giorno dopo, magari anche una settimana dopo, sulla Gazzetta Ufficiale. Un altro modo anomalo di interpretare la democrazia, ma forse una parte politica maggioritaria di questo governo interpreta in questo modo l'operatività delle istituzioni democratiche. Allora, questi decreti, il decreto che abbiamo in esame, come il decreto che ci è stato annunciato e che ribadisco ancora non abbiamo letto, se non in qualche articolo che ogni tanto appare, ebbene questi decreti, non ho timore di dirlo, non lo dico in modo provocatorio, ma lo dico purtroppo, come ho prima spiegato, in modo oggettivo. Questi decreti sono, cara sottosegretario professoressa Guerra, e mi dispiace che ci sia lei, che come più volte le ho ribadito stimo molto, a dover ricevere le mie considerazioni sul governo, vorrei tanto avere qui davanti il Presidente Conte e dirgli che questi decreti sono una presa in giro. E ve lo dimostro perché sono una presa in giro.
Sono uno preso in giro delle opposizioni per quello che ho detto prima, perché da una parte avete richiesto collaborazione e dall'altra non avete di fatto voluto nemmeno riflettere sulle proposte che il centrodestra vi ha fatto. Sono una presa in giro, ritengo, verso anche voi stessi e magari quelle componenti della vostra maggioranza che, e mi rivolgo alla mia concittadina conterranea, onorevole senatrice Conzatti, che qui rappresenta Italia Viva, mi rivolgo a voi perché un vostro ex viceministro e nostro collega, cara Donatella, il dottor Zanetti, ha ribadito più volte e continua a ribadire come un grido di dolore delle professioni e del mondo economico l'inconsistenza dei vostri provvedimenti. Quindi non sto citando uomini di Fratelli d'Italia, cito esponenti che hanno fatto parte del vostro mondo, del mondo del centrosinistra, che sono stati viceministri nel governo di Renzi. Queste stesse persone dichiarano in modo chiaro che questo è un decreto a saldo zero, dichiarano in modo chiaro che sono proposte inconsistenti. Voi stessi ve lo dite perché lo sapete. E allora vorrei che almeno da questa parte della maggioranza, che parrebbe a parole avere un maggior senso di responsabilità, si seguissero poi delle azioni concrete, perché non si può essere opposizione e maggioranza allo stesso momento. Quindi, signor Presidente, vedete, il decreto annunciato, perché mi sembra giusto collegarli questi decreti, visto che fanno parte di un unicum nell'intervento dello Stato. Il decreto annunciato, e non letto, ribadisco, ho detto essere una presa in giro. Una presa in giro per le ragioni che gli stessi esponenti delle categorie professionali, oggi sono su tutti i giornali le dichiarazioni del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti Miani, che critica pesantemente la realtà di questi provvedimenti. Sono sul Sole 24 Ore di oggi le parole dell'ABI, quindi io continuo a citare non elementi di parte, ma continuo a citare le istituzioni economiche del nostro Paese, i dottori commercialisti, l'ABI, le categorie professionali. Sono loro che sui giornali specializzati stanno evidenziando la vostra inconsistenza, stanno evidenziando l'inconsistenza di un provvedimento che viene venduto con la sua eloquenza dal Premier Conte innanzitutto come un 400 miliardi inseriti nell'economia, perché il cittadino medio, quando sente le parole di Conte, dice finalmente questo Stato che non aveva manco un euro oggi investe 400 miliardi per il nostro futuro. Magari andava precisato un po' meglio che quei 400 miliardi in realtà sono soldi che saranno a debito, dovranno essere pagati dalle imprese produttive italiane. Ma questo sarebbe nulla. Voi in realtà non avete movimentato neanche 400 miliardi, perché per movimentare 400 miliardi, e cito sempre la relazione su Eutecne, sull'organo dei dottori commercialisti, dell'ex viceministro Zanetti, occorrevano dai 25 ai 30 miliardi alla base di questo decreto liquidità. Ebbene, il vostro decreto annunciato e non letto non ha di fatto un euro, perché recupera un miliardo dalla riproposizione del vecchio articolo 46 o 49 del decreto 18 e prende un miliardo dai fondi della SACE, quindi di fatto di nuovo non mette nulla. E come spesso accade quando si vogliono fare le nozze coi fichi secchi, succede quello che succede, e cioè che voi promettete 400 miliardi sapendo che 400 miliardi con questo decreto non li muoverete mai nei fatti. Ed è quello che vi sta ricordando non il senatore di Fratelli d'Italia, ma ve lo sta ricordando l'ABI, ve lo sta ricordando gli organi tecnici delle istituzioni economiche italiane. Allora mi avvio a concludere. Signor Presidente, visto che avrei tante altre cose da dire, mi conceda almeno un minuto e mezzo, per cercare di concludere. Nel merito due cose, una ancora negativa e poi cerco di chiudere per il bene che voglio a questo Paese, per lo spirito di fiducia che voglio avere ancora in questo Parlamento con qualcosa di positivo. Per quanto riguarda la critica oggettiva al decreto che stiamo esaminando, i 600 euro che voi date di fatto
a gran parte delle partite IVA, ma qual è il problema? Che voi intanto siete iniqui perché date 600 euro anche a chi di quei 600 euro non ne ha bisogno. Ci sono fior di milionari nel patrimonio e nel reddito che hanno fatto istanza e otterranno i 600 euro. Quindi sperpero di denaro pubblico. Dall'altra, quelle persone che hanno bisogno, quegli artigiani alla miseria, prendono gli stessi 600 euro che prenderanno quelli che hanno le macchine e le case a iosa. Ecco perché siete iniqui ed inefficienti. Ma alla fine siete anche discriminatori un'altra volta, perché quella categoria che sempre non vi sta molto simpatica, cioè quella dei liberi professionisti, a quelli invece, giustamente da un certo punto di vista, ma incoerentemente nell'ottica dei 600 euro, a quelli date i limiti di ricavi. Ecco perché siete irrazionali, inefficienti e incoerenti. Chiudo davvero, Presidente, perché non voglio abusare dello spazio per gli altri colleghi. Chiudo come promesso, con una speranza. Le negatività sono tante, sono troppe, soprattutto il venir meno della fiducia. Ecco, io oggi ho saputo che una delle poche cose che è stata recepita dalla maggioranza non è un emendamento, e guai pensare che si possa costruire qualcosa assieme in modo concreto, ma un ordine del giorno. Sappiamo che gli ordini del giorno spesso vengono dati come un contentino. Bene, io voglio provocarvi in senso costruttivo e positivo, sottosegretario. Oggi avete approvato un ordine del giorno a mia prima firma, nel quale io chiedo che venga finalmente attuata una politica per la moneta fiscale. Peraltro, sulla linea di un disegno di legge che da un paio di mesi, non da un paio di anni, il Movimento 5 Stelle ha presentato in questo Parlamento. Allora, se davvero si vogliono superare gli steccati, se davvero si vuole aver coraggio, se davvero questa Italia non vuole essere succube di chi da Bruxelles ci ha rovinato e ci sta tutt'oggi rovinando, abbiamo il coraggio di alzare la voce assieme e di dire sì in breve tempo ad una politica che determini con i crediti fiscali, con i certificati di credito fiscale, un futuro più roseo per questo Paese e per la nostra economia. Grazie. Grazie, senatore.